Ma ho dovuto faticare, sai? Brava, Angela, sei stata formidabile. Adesso però ci rivediamo alla gara di tutti. Lì non ho molte speranze. Gara di tutti dal trampolino di 10 metri. È ora in pedana Angela Deriera, Spagna. Thank you.
dietro, dietro. Ecco, appoggiata la cosa. Permesso, permesso. E come sta? È grave? No, niente paura. Angela! Angela! Oh, mia piccola Angelita! Signora, non si preoccupi, sua figlia non si è fatta nulla. Ah, io non sono la madre, sono la governante. Angelita! 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 Ah, sta aprendo gli occhi! Sta aprendo gli occhi! Angelita! Angelita mia! Su, Angela! Oh, tesoro, questa ragazza ti ha salvato la vita, è stata la prima a tuffarsi. Gigliola, non lo dimenticherò mai. Come ti senti adesso? Beh, viva. Ormai è tutto passato. Grazie, signorita, che Dio la benedica. Ce la fai? Sì. Oh. Io ero così emozionata, sono partita male. La sconcursante s'accuda su questo. Vuoi scommettere che questa volta vinco io? Va bene, ci sto. Vorrà dire che se perdo ti regalerò un disco di flamenco. D'accordo. Buona fortuna. Anche a te. Preparadas? Vieni, c'è la macchina che ci aspetta. Andiamo. Ciao ragazze! Ciao! Ma dove mi stai portando? I festeggiamenti in tuo onore cominciano subito e finiranno domani. Che dici? Lo sai, noi domani ritorniamo in Italia. E tu rimani qui con noi, ormai tanto le gare sono finite. Ma ho già il biglietto per l'aereo, come lo annulliamo. Il mio fidanzato. Luis Rodriguez. Gigliola di Francesco. Nata 19 anni fa. Neo studentessa universitaria, campionessa di nuoto, salvatrice di giovani spagnole e nobile napoletana. Come vedi, sa tutto di te. Per forza. Angela non fa altro che parlarmi di lei. Oh, complimenti per la sua vittoria. Grazie. E per la sua squisita grazia. Non mi metta in imbarazzo adesso. Per eliminare l'inconveniente basterà che vi diate del tu. Ottima idea. Tanto più che resteremo insieme diversi giorni, credo. D'accordo per il tu, Luis, ma non per restare, però. Come? Rifiuti la mia ospitalità? No, no, ma... Niente ma. Ho aspettato tanto questo momento. Ci penso io a convincerla. Studio diplomazia. Allora, sentiamo un po' perché non puoi restare con noi. Non credo che l'allenatore me lo permetterebbe. Non è un problema, ci penso io. Poi? A casa mi aspettano. Credo che abbiano già inventato il telefono da qualche tempo. Poi? Ma io non ho portato quasi niente. Barcellona ha molti negozi di abbigliamento e Angela troppi vestiti nel suo guardaroba. Poi? Poi? Niente. Allora andiamo. Bravo, sei stato formidabile. Prego. Grazie. A questo momento la Spagna è ai tuoi piedi. Thank you.
siamo arrivati. Sani e salvi, questo è un vero miracolo. Ciao, Paco. Buongiorno, Don Luis. Vieni, Gigliola, andiamo. Ben arrivata, signora. Grazie. Ti piace la mia casa? È stupenda. Certo, non sarà bella come la tua villa di Napoli, però. Ma veramente. Se non altro, la tua non è infestata da quella peste di Clarita, la governante di Angela. Te la trovi eternamente fra i piedi. L'ho conosciuta a Napoli. Angelita, ti pare questo il modo di guidare? Mi meraviglio che lei glielo permetta. Signorina Gigliola! Clarita, sono molto contenta di vederla. Non osavo sperare che venisse a trovarci qui in Spagna. Ma scusa, perché non mai avvertito? Ti volevo fare una sorpresa. Ah, brava. Il nonno è in casa? Sì, Sua Eccellenza è in camera sua. Prego, dottoressa. Al levar delle mense, il mio pensiero si volge riconoscente alla nostra nobile ospite, fiore incantevole della meravigliosa terra italiana. La prego. Evviva! Angela è tutto per me. Se la mia esistenza può avere ancora un significato, è a te che lo devo. Chiunque avrebbe fatto lo stesso. Sì, può darsi. Però sei tu che mi hai salvato la vita. Alla nostra Gigliola, a cui tutti dobbiamo molto. Alla più deliziosa principessa italiana. Grazie. Evviva! Adesso un altro brindisi. No, non ti prego. Sarebbe il terzo. Tu non devi bere, lo sai. E va bene, tiranna. Lasciamo pure in sospeso questo brindisi per la prossima fausta occasione, ma vi prego, fate presto a sposarvi tu e Luis, eh? Perché io muoio di sete. Paco! Signorina Gigliola, sì? La sua camera è pronta. Grazie. Già, oggi hai fatto le gare, sarai stanca. Buonanotte, cara. Buonanotte, buonanotte. Ciao, nonno. Ciao, cara. Ciao, lui. A domani. Buonanotte. Buonanotte, eccellenza. Buonanotte. Buonanotte. Una sigaretta, Luis? Grazie. Senti, Paco, dacci due cognac. Coraggio, coraggio. Pronto? Buonanotte, amore. Ti voglio tanto bene. Stavi già dormendo? Mi sognavi almeno? Ma guardi, io sono Gigliola. Gigliola? Oh, scusami. La cameriere si è dimenticata che dormivi nella camera di Angela. Figurati, mi dispiace per te. Comunque è sempre un piacere poter ascoltare la tua voce. Buonanotte, Gigliola. Buonanotte. Quando sono lassù io mi sento felice come un bambino, sul serio. Ecco, guarda, se ti affaccia questo belvedere, puoi ammirare tutta Barcellona. Oh, è arrivata la nostra banda, andiamo? Che seccatori, non si può stare soli un momento. Ma che fastidio ti danno, sono così simpatici. Altro che, ma sono troppi. Senti, io porto Gigliola con me a fare un giro in trenino, eh? Sì, va bene, vi raggiungo lì. Posso avere l'onore di accompagnarti nell'antro delle streghe? Ah, così quello sarebbe il posto adatto a me. Chi lo sa? Salve ragazzi, che fate? Oh, Angela, finalmente. Dove ti ricacciamo? Poi vi dirò. Venite con me, ho appuntamento con lui. Peccato non ci sia Angela. Lei adora la baraonda, io invece la solitudine. Sei una specie di eremita. È brava, ridi pure alle mie spalle se vuoi. Ma adesso morirai di paura. E questo sarebbe l'antro. Aria di mistero non ce n'è davvero. Attenta, Gigliola, a non sfidare le streghe. Hai paura? No, per niente. Che ti dicevo, eh? Paura, ci sono qua io. Oh,
città. Oh, sento una mano gelida sulla fronte. Eccoli! Eccoli! È un momento! Guardate, il mio fidanzato mi tradisce con la mia migliore amica. No, giuro, io sono innocente. È stata lei ad abbracciarmi. Che cosa dici? Sei matto, Luis? Su, su, stiamo scherzando. Questa è Gigliola, i miei amici. Tu, Angela, andiamo, dai. Che facciamo? Io ho un'idea, andiamo a ballare. Se ci tieni. Gigliola, tu ci stai? Io propongo di andare a ballare. D'accordo. Io un programma ce l'avrei, ma ho l'impressione che questo catenaccio abbia deciso di fermarsi, definitivamente. Sono stanca di sentirti brontolare. E in quanto alla macchina? Oh, lei è innocente. Con una guidatrice come te fa anche troppo. Basta. Adesso ti faremo vedere uno dei posti più tipici della città. Il quartiere Gitano. Questi sono gitani veri, non ad uso dei turisti. Buenos dias. Ciao, prendi, suonaci qualche cosa. Conchita. Adesso vedrai. Conchita. Senti, me lo fai un piacere? Sì. Fa vedere come balli a questa mia amica italiana, eh? Hola. Brava, anda. Gigliola, un giorno questa bambina sarà famosa come Carmen Amaya, ha la danza nel sangue. Gigliola, forza, mamma. Angela, dammi retta. Questa ormai non parte più. Ma va là. Si è ingolfato il motore. Ora ci penso io. Addio. Vedrai che cosa combina adesso. La catastrofe si avvicina. Guarda lassù. Bello, che cos'è?
la chiesa della Sacra Famiglia, un poema in pietra di un grande genio, Gaudì. Il nostro Michelangelo. Interessante, vero? Stupendo. Divertente però viaggiare così, eh? Sì, molto. Non mi era mai capitato di fare un giro turistico con l'autogru. Aspetta, ho un'idea. In meno di un'ora ti faremo vedere tutta quanta la Spagna, da nord a sud. Da Coruña a Granada, passando per Madrid. E come, con l'autogru? Ma no, a piedi. Vedrai, sarà un viaggio favoloso. Ehi, ferma! Grazie. Un momento, eh. Dove andiamo? Seguici fiduciosa e vedrai. Mi fai morire dalla curiosità, su, dimmi dove andiamo. Aspetta. Tra un'ora avremo una nuova macchina. Bene. E la tua, deciditi a mandarla dallo sfasciacarrozza, è l'unica. Oh, sei odioso. Guarda, è come se avessi davanti tutta la Spagna in piccolo. Ecco, vedi, quella è una via di Toledo. Ti piace? Molto. Laggiù invece c'è Madrid, con i suoi palazzi sontuosi. E subito dopo siamo in piena Asturia. Divertente. E non è tutto, c'è quest'altro lato, vieni. Ecco, qui siamo in Estremadura. E appena girato l'angolo c'è Saragozza. Pochi passi più in là, Siviglia. Ognuna di queste vie, ogni costruzione, riproduce in modo perfetto un angolo tipico del nostro paese. Bellissimo, è come un riassunto. A scuola ero specializzata in riassunti. In 3 minuti raccontavo la storia di tutta la Spagna. Oh, che fenomeno. Ma non era bravura la sua, era solo pigrizia. Con quello che ci diciamo non so cosa penserà Gigliola di noi, stiamo sempre a bisticciare. Ma no, perché dici così? Ci sono tanti modi di volersi bene, e il vostro è questo. Sì, un modo alquanto strano. Ma se non altro noi siamo sinceri, non è così? Sì. Ma certo. Da dove viene questa musica? In Galizia oggi c'è una grande festa, ti piacerebbe vederla? Sì. Andiamo allora. Forza ragazze, si balla! Mira che ti è stupenda! Yes, sir. Come no, signorita, passo usted. Per favore, le dispiace, con mucho gusto. Tome, señorita, póngase este sombrero, estará mucho mejor. Grazie. Le está muy bien. Un poco más sobre la frente. Sonría, señorita. Así. Ya está. Gracias. Tome el ticket. Así. Gracias. De nada. Ce ne andiamo? Ah, ti annoi con me, no. Eh? Dov'è Gigliola? Non lo so, l'abbiamo lasciata qui poco fa. E ora chi la ritrova in mezzo a tutta questa gente? Senti, facciamo una cosa, tu vai di lì. Io passo da quest'altra parte, così vedo anche per la macchina, va bene? Va poi bene. Ci ritroviamo all'uscita, d'accordo? D'accordo. Ciao. Ti ho fatto paura? No, tutt'altro. Su, non negarlo. Non c'è niente di più attraente di un momento di debolezza. Dov'è Angela? Ti sta cercando, sei sparita tutto a un tratto. Mi dispiace, ho voluto farmi anch'io una foto ricordo. E poi mi sono voltata e non vi ho più visti. Scusami. Non sarà invece che volevi restare un po' sola? Ma no. Confessalo, se c'è uno che ti può capire in questo sono proprio io. Ah già, ti piace la solitudine? Sì.
specie in questo momento. Ma non sei solo adesso. La solitudine può essere condivisa anche da due persone. Anzi, è molto più bella. Sai dove siamo? In Andalusia, il paradiso degli innamorati. Dobbiamo andare a cercare Angela, ci starà aspettando. Non ti piace? Sì, è bellissimo, ma non è il paese per me. Ti sbagli. Invece è proprio fatto per te. Guarda che notte ci sta preparando. E Angela? Andiamo. Sì. Angela ha sempre fretta. Angela è la più cara ragazza che abbia mai conosciuto. La più sincera, la più vera. Non dico di no. Ma stasera con un colpo di clacson ha spento tutte le stelle di Barcellona. Andiamo. Gigliola, cosa hai fatto? Ti sei persa? Scusa, ma con tutta quella confusione. Ah, ti hanno già portato l'altra macchina. Sì, la mia me la ridanno fra qualche giorno. Suonare qualcosa di italiano. Certo. Perché la nostra amica è italiana e tu devi ricambiare, Gigliola, canta. Andiamo, muoviamoci, muoviamoci. Che cosa, signorina, si metta questa? Caro come te, dolce come te, ce n'è uno solo, vedo solo te, solo insieme a te. Mi piace uscire, ma non rubar l'amore di
ma non parlarmi mai d'amore. Le ore al tempo non rubar. La la Pronto? Ti ho svegliato. No, stavo leggendo. Che c'è? Volevo sapere se mi vuoi sempre bene. E mi telefoni per questo? Un pensierino notturno. Allora? Certo. Certo che ti voglio sempre bene. Grazie, Luis. Buonanotte. Angela, se un giorno ti dovessi trovare su una torre con me e Gigliola, che getteresti di sotto? Te, naturalmente. Angela, io ti sono amica da molto tempo. Sì, però Gigliola mi ha salvato la vita. Tu invece me l'hai resa sempre difficile con le tue pettegolezzi da borghesuccia maligna. Già, io non sono una principessa. Sentiamo lui, Sora. Tu chi getteresti? Getterei te. Impossibile, io non sono più sulla torre. Ormai sei costretto a scegliere tra Angela e Gigliola. Non ti sembra una domanda poco gentile? Gigliola è nostra ospite, lo sai. Questo è un gioco cattivo. Su, chi getteresti? Getterei... Clarita. Oh, no, nessuno mi ha invitata sulla torre, quindi lei non potrebbe buttarmi giù, chiaro? Oh, figurati se non ci saresti. Stai sempre attaccata ad Angela e non la lasci solo un momento. Perché, le do fastidio? Non cambiare discorso. Chi getteresti allora, Angela o Gigliola? Chi? E va bene. Ma Angela e Gigliola. Un momento, Sua Eccellenza vuole fare un brindisi in onore della signorina Gigliola. Andiamo, accomodatevi. Andiamo, vi prego. Ragazzi, evviva figlioli, come va? Vi divertite? Oh, Gigliola, voglio congedarmi da te. Stasera parto e con mio grande dispiacere domani non potrò accompagnarti all'aeroporto. Oh, eccellenza, lei è stato già così gentile. Mai quanto avresti meritato e tu sai che ogni volta che vorrai tornare, questa è casa tua. Grazie. Oh, Gigliola, tu mi fai ringiovanire di 20 anni. Questo è il momento di brindare con il vostro delizioso falerno. Nonno, forse è meglio che tu non beva. Avanti, questa è un'occasione speciale. Sarebbe un delitto non bere. A Gigliola, con l'augurio che si avveri tutto ciò che desidera in questo momento. Grazie. In questo vino della tua terra c'è tutto il calore di Napoli. Al secondo sorso io vedo il mondo color di rosa e sento come una musica celestiale. A questo punto manca solo la tua voce, Gigliola. Su, canta qualcosa, no, ti dai. Prego. Devo vincerti un'altra volta per farti cantare, su, per favore. Gigliola, te lo chiedo io, anzi ti supplico. Allora mi arrendo. Brava Gigliola. Sei un vero tesoro. Il primo bacio lo darò il giorno che tu mi dirai che vuoi restare accanto a me e che mai più mi lascerai. Il primo bacio mi darai e in un momento troverò un mondo nuovo in fondo a me che ad occhi chiusi ti darò. So che gli amori passano, ma per me tu sarai il primo amore e l'ultimo
altro non verrà. E il primo bacio resterà come un segreto fra di noi, anche se forse prima o poi il tuo sorriso perderò. Che bella canzone. Confesso che se la cantasse un uomo svenirei per l'emozione. Per fortuna la canta una donna, però, perché io non saprei sorreggerla. Davvero? Eppure non mi sembra di essere tanto grossa. Non parlavo del suo fisico, è il mio che è inadeguato. Oh, povero caro, però sei talmente fiacco, ho l'impressione che non farà mai molte conquiste. So che gli amori passano, ma per me tu sarai il primo amore e l'ultimo, un altro non verrà. E il primo bacio resterà come un segreto fra di noi, anche se forse prima o poi il tuo sorriso perderò, il tuo sorriso perderò, il tuo sorriso perderò. Bravissima! Hai cantato deliziosamente. Ma che hai? Sei triste? Un po' di nostalgia. Attenzione, attenzione! All'Italia annuncia la fallita del vuelo 540 con destino a Napoli, Roma e Milano. Attenzione, attenzione! All'Italia annuncia la partenza del volo 540 per Napoli, Roma e Milano.
Gigliola! Gigliola! Fatti vedere! Papà! Gigliola! Bella! Bella, come stai a papà? Tanto bella, bella. Ciao! Gigliola, come va papà? Arrivi così, senza farci sapere niente. Per farvi un'improvvisata. Ti sei divertita? Non cominciare a fare la stupida tu, non piangere. Ah, smettila. Quanto è bella, guardala. Ah, devo pagare il taxi. Al collega ci penso io. E i soldi ce l'hai? Sì. Perché collega? Ti scelta sì anche tu? No, sono l'autista del principe Maddaloni. Ah. Lui mi paga tutto l'anno e lavoro quelle 3 o 4 volte che viene a Napoli. Gesù, ma allora tu gli rubi lo stipendio? Ti scandalizza? No, no, al contrario. Anzi, vorrei rubarlo anche io. Ma questo principe non ce l'ha un fratello. No, ma siccome mi sei simpatico, un giorno o l'altro ti lascerò il mio posto. San Gennaro, ma facessi un miracolo. State buone. Ah, senti, allora di tanto in tanto mi faccio vedere. Va bene. E guarda come ho indovinato pure le misure. Perfetta. Papà, questo è per te. Per me? Sì, per te. Grazie. Di un po', mi sta bene, Gigliola. Benissimo. Ehi, che bei regali. Hai visto che bel regalo, eh? Non c'è niente. Sì, ce n'è uno anche per te. E dove hai preso tutti questi soldi? Angela mi avrebbe regalato chissà che cosa. Già, mi crede molto ricca. Pensa che sia una principessa. Come? E perché gliel'hai lasciato credere? Ma, tra tutta quella gente così spensierata, così piena di titoli, non ho avuto il coraggio di... E se lo verranno a sapere? Non credo. Non li incontrerò mai più. Giulioletta mia, che cos'hai? Ma che vuoi che abbia? Un po' emozionata, no? E poi il cambiamento d'aria. Ma che scherziamo? La Spagna non è mica posillipo. È il primo viaggio che fa, povera picciarella. Io quando mi sono sposato con tua madre, in viaggio di nozze tua madre piangeva 3 volte al giorno. Oh. E stavamo a Salerno. Poi c'è anche un po' la nostalgia. Tutta quella gente che ti stava intorno. I complimenti, i regali, i balli, la ricchezza. Oh, ma insomma, che ti credi a papà? Che solamente gli spagnoli ti sanno far divertire. Ma ci penso io, Viene, viene, non mi fa più sospirare. Viene, viene, non mi fa più spantecare. Portateci 2 caffè, per piacere. Vi servo subito. Vuoi qualche altra cosa, tu? Più non mangio più. Ah, allora pure 2 cognac. Va bene, 2 cognac. Oggi siamo grandi, siamo ricchi. Mi sento tutto spendereccio. No, 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 Gigliola, adesso basta con questi silenzi. Tu a tuo padre devi dire tutto. Avanti su, che hai? Papà. Ecco servito. No, non mi dispiace, ma a me mi dovete portare la bottiglia. Io modestamente li conosco questi trucchi. Qua con tutti questi coloranti chimici, corni di elefanti, manici di ombrello, si fa presto a tingere l'acqua fresca e farla diventare cognac. No, a me mi dovete portare la bottiglia sigillata. Il signore ha ragione. Una bottiglia di cognac! E mo m'ho mai messo a me. Dunque, stavamo dicendo? Non ho capito. Niente, niente, ti sei innamorata. Beh, e perché questa faccia? Tutte le ragazze all'età tua si innamorano. Anzi, tu stavi diventando l'eccezione. Ecco la bottiglia. Oh, così va bene. Sigillata. Alla signorina poco. Massimo. A me. Datti da fare. Salute. La même chose. Che volete cambiare marca? Ah, che hai capito? Ignorante, la même chose, la stessa cosa. La même, la stessa. Ah, ne volete ancora? Che vi servo subito? Un cameriere che non parla francese. Siamo locali. Benissimo. La mia Gigliola si è innamorata. Sentiamo un po', come? Chi è questo super fortunatissimo spiridamidoso? Ti prego, papà, non scherzare. Lo faccio per tenerti allegra, papà. Sentiamo, chi è questo super fortunatissimo uomo che ti vuole sposare? È un uomo che non sarà mai mio marito. È sposato. È come se lo fosse. È il fidanzato di Angela, la mia migliore amica, capisci? Non devo mai più pensarci. Va bene. Anzi, no, va male, figlia mia. Ma per fortuna la Spagna sta tanto lontana. E il tempo. Sapessi quante cose aggiusta il tempo. Io non riuscirò a dimenticarlo, mai. Ma si dice sempre così a papà. Poi si incontra un altro uomo, ci si innamora di un altro e... Comunque io non posso fare altro che dirti brava, brava, ti sei comportata benissimo. Hai rispettato l'amicizia
e hai sofferto in silenzio. Dicono che le sofferenze aiutano a rendere più lunghi giorni di felicità. E sarà così anche per te, vedrai, a papà. E poi tuo padre ti starà sempre vicino. In qualunque momento tu abbia bisogno, chiamami e papà tuo... Lo so. Grazie. E di, figlia mia, io sono un uomo modesto, sono di un'altra generazione, ma capisco l'amore. E capisco pure il sacrificio quando è giusto. Signorina, mi volete concedere l'onore di questo ballo? Ma non balla nessuno. E balliamo noi, Con piacere. Guarda che io ballo all'antica, Io non mi so agitare, non mi so toccoliare, non mi so muovere, né so fare la faccia da scemo come fanno certi giovanotti moderni quando ballano il twist, il surf. Ma va, che balli benissimo. Ah, ti accontenti? Andiamo. E andiamo. Vado a posare. Beh, che ne dici? Sei bravissimo. Nessuno sa ballare il valzer come te. E poi sai che ti dico? Noi siamo poveri. I poveri con i poveri e i ricchi con i ricchi. Noi poveri siamo e tra i poveri restiamo. Gianni! Gianni!
vent'anni. Salve. Ci sono novità per quella cosa. Ancora qualche mese e il posto è tuo. Beh, io non vorrei essere invadente e pretenzioso, ma avevi detto che me l'avresti ceduto da un giorno all'altro e sono passato 6 mesi. Che c'entra? Sono modi di dire. E prima mi devo laureare. E quando te la prendi questa laurea? Se va bene entro quest'anno. Mi raccomando, allora, metti da studiare seriamente, eh? Non faccio altro dalla mattina alla sera. Io me ne vado tranquillo, ma mi raccomando, studio, studio. Va bene. Gigliola Di Francesco. È mia sorella. Una firma. Buongiorno. Gigliola! Gigliola! Oh? Che c'è? Arriva la tua amica spagnola. Come faccio adesso? Lei mi crede ricca, mi crede la padrona della villa. E mo stai in un bel guaio, eh? Piccola bugiarda. Ha fatto una bella scoperta, tuo fratello. Li ho spesi bene i soldi miei per te. Ho avuto una bella idea a far studiare mio figlio da chimico inventore. E mo che c'entra la chimica, papà? C'entra, c'entra. A quest'ora ci avresti dovuto avere un'idea invece di avvilirla così. Un'idea? E una parola? È una parola. Tu sei un pensatore, e pensa. Cerca di spremerti un poco le meningi. E va bene, spremiamole. Pensiamo. Senti, figliola, si potrebbe fare così, vedi? Il parco è piuttosto bello e anche vai. Per favore, la valigia. Principessa. Principessa. Mi sembra che dai troppa confidenza all'autista. Ti fa portare addirittura le valigie. Ma no, siamo cresciuti insieme. Gianni è come un fratello per me. A proposito, i tuoi genitori quando tornano? Non so, sono partiti da poco. Intanto vi do io il benvenuto. Guardala, Vince, sembra una vera principessa. Quanto è bella. Figlia a me. Ah, sì. Ah, io non c'entro, eh. Già, io non ho niente a che vedere con lei. No, tu c'entri, però somiglia a me. Su, papà, un po' sfaticato, lavora, va. Questo è tale quale a te, oi. Che carattere. Mi piace Napoli. Ah, mi piace Napoli, Roma, Venezia, tutta l'Italia. E anche gli italiani. Tutti. Oh, il mio cuore è grande. Perché non mi canta una canzone, sempre che non le dispiaccia? Ma certamente, le pare. Oh, che bello. Oh, sole mio, più bello in Oh, che bella voce. Oh, sole mio, sta in fronte a te, oh sole. Sole mio, sta in fronte a te, sta in fronte a te. Che bella cosa è una giornata. Beh, signor, che c'è? Vi sentite male? Oh, sì, molto male. È il mare che fa questi scherzi, signor. Sì, il mare mi sconvolge e mi rende talmente languida e debole.
languida. Signora, se volete accomodarvi sotto coperta, ci penso io a farvi sentire meglio. Meglio? Meglio assai, prego, venite con me. Dove? Sotto coperta. Sì, sotto coperta. Clarita ha fatto conquiste. Davvero? A quanto pare le donne spagnole non sanno resistere al fascino degli italiani. Stai attento allora, devi tenermi d'occhio, sono in continuo pericolo. Indubbiamente, ma io so che di te posso fidarmi. Sei troppo sicuro di te stesso, credi di essere irresistibile, l'unico uomo al mondo. L'unico no, ma il tuo sì. Eravamo bambini quando i nostri genitori hanno deciso che un giorno ci saremmo sposati. Guarda che alle volte i bambini disubbidiscono ai genitori. L'hai fatta arrabbiare. È lei che prende fuoco per un non nulla. Vorrebbe averla sempre vinta. Le è successo qualcosa? Posso esserle utile? Perché no? Lei non si crede l'unico uomo al mondo, spero. Io? E non è nemmeno di quegli uomini che sognano che tutte le donne cadano ai loro piedi. Beh, tutte no, ma una non mi dispiacerebbe, lo confesso. Bravo, è sincero. Ma forse preferiva restare solo e non ha voglia di parlare, magari. Al contrario. Anzi, se potessi osare... Avanti, coraggio. Direi che non sono mai stato tanto felice come adesso. La ringrazio. Le piace il mare? Sì, molto. Io trovo che è la cosa più straordinaria del mondo. Ci fa sentire lontani da tutto e da tutti. Distaccati. Liberi da ogni convenzione sociale, uomo e donna. Senza appellativi, senza titoli e senza divise. Palazzo così grande, solo per fare le stanze ci vorrebbero 10 persone. Vabbè, non ti preoccupare, vai a dormire, ci penso io a mettere a posto qua, va. Abbi pazienza, Vincenzo. No. Buonanotte, caro. No, no, buonanotte. Buonanotte. Gigliola. Papà. E che fai tu qua a quest'ora? Non riuscivo a dormire. Che è successo? Papà, tu mi hai detto che mi saresti stato sempre vicino. Beh? Mi hai detto chiamami se hai bisogno di me. Ma cos'altro è successo? Mi ama anche lui. Ah. E tu? Che gli hai detto tu? Niente. Gli ho chiesto soltanto di non dirmi più niente. Papà, aiutami. Aiutami a non vederlo mai più. Non è possibile, figlia mia. Tu devi cercare di sopportare, di resistere. Sono pochi giorni ancora. Non ce la faccio. Non dire così. Tu sei forte. Sei mia figlia. Devi sorridere, devi stare allegra, papà. Se no mi costringi che vado io da quel signore e gli faccio una faccia così, gli faccio. Ma perché? Che cosa c'entra lui? Niente. Solamente che non voglio che ti faccia soffrire. Ci parlo io, stai tranquilla, gli dirò che tu sei già fidanzata, che sei sposata, che sei madre, ma lui non ha nessun diritto di essere venuto dalla Spagna per mettere l'inferno in casa mia, dopo che io gli faccio da servo. Non te la prendere, papà. Sarò forte, vedrai, riuscirò a sorridere. Resisterò, sta tranquillo.
Brava, papà, un po' di pazienza, eh? Buonanotte. Buonanotte. Vuoi che ti accompagni? No. Mi raccomando. Guarda che guai, guarda. E chi la sente a tua madre adesso? E tu ridi? Mi sei che combinato? No, niente, ho sistemato i piatti, mannaggia. Questa è la via di Mercurio. Ecco l'arco di Caligola. Ora vi porto a vedere una delle più belle ville di Pompei. È la casa del fauno. Vi assicuro che vale la pena di visitarla. La guida dice: per la sua vastità, per la sua nobiltà architettonica, Clarita, Clarita! Oddio, chi mi chiama? È una voce del passato. È presente, Clarita. Oh, Gennaro, tu qui. Parlo più piano, parlo piano, che se no ti sentono qua la voce rimbombo. Oh, misericordia, perché mi perseguiti? Perché mi spii? Io? Ma mi hai detto tu di venire qua, mi hai dato appuntamento. Vieni con me. Oh, no, Gennaro, no. Mi fai paura. Ma perché? So così brutto. Oh, no, Gennaro. Tu sei guapissimo. E fra queste rovine sembri proprio il dio dell'amore. Che buon gustaio. Vieni con me. No, Gennaro. Vieni. No, vieni. Gennaro. Sotto coperta. Gennaro, no. Gennaro. Come volta. No, Gennaro. Vieni. Vieni Gennaro. Qua. Gennaro. Che cosa vuoi da me? Dimmi che cosa vuoi. La stessa cosa che vuoi tu da me, Clary. Lo sapevo. È il mio corpo che vuoi, non la mia anima. Beh. All'anima pensiamo dopo, adesso vieni qua. Oh, vieni. Gennaro. E quanto sei alta, Clarita? Oh, Gennaro, sono pazza di te. Allora non ti smuovere, se no non ci azzecco coi baci. Ma io non mi smuovo, è l'emozione. E questo era il peristilio della casa del fauno. Andiamo a vedere il forum adesso? Vi raggiungo subito. Bada di non perderti. Studia fisica nucleare. Sì, mi laureo quest'anno. E fa l'autista. Per forza. Sono povero e per i poveri studiare è un lusso che costa molti sacrifici. Bravo, Gianni, lei mi piace, sa? Le piace anche Don Luis. Observez surtout l'architecture. Les maisons romaines étaient très confortables et d'une géométrie pure. Nous retrouvons encore sur des murs des inscriptions à caractère électoral. Ecco, questo è il forum. Perché continuiamo a mentirci? C'è Angela fra di noi. È così piena di fiducia. E poi è così bella. Che cosa sono io in confronto a lei? Oh. Mi conosci così poco. E invece io sono convinto che noi due ci conosciamo già da molto tempo. Forse ci siamo incontrati qui a Pompei, 2000 anni fa. Non sei convinta? Quel messaggio d'amore che è scritto lì su quel muro, io l'ho dedicato a te. Poi un giorno si scatenò la furia del Vesuvio. Tutti fuggirono, urlando. Ma noi non ne fummo capaci. Rimanemmo qui insieme, stringendoci in un ultimo abbraccio. Uniti l'uno all'altro. Per sempre.
Grazie. Ah, allora, eccellenza, ci posso contare? Ma sì, se te l'ha detto Gianni, il posto è tuo. Grazie, grazie. Ma mi raccomando di ricordarvi di assumermi prima che ripartite, eh? Ah, ma io non riparto, stai tranquillo. Questa volta a Napoli mi fermo a lungo. Gesù, e perché? Ma perché, ti dispiace? No, ma Gianni mi aveva detto che voi non vi fermavate qui e che uscivate una volta ogni tanto. Gesù, ma sono proprio sfortunato. Oh, mannaggia. Oh, Vincenzo. Eccellenza. Voi? Io sì. Che c'è? Siete arrivato. Eh già, sono tornato a casa. Ah, a proposito, prima che mi dimentichi, bisogna mandare Gianni all'aeroporto a ritirare i bagagli. Hai capito? Ma... No, dico, Vincenzo, che c'è? Hai visto un fantasma? Sì, eccellenza. No, no, dico... siccome siete arrivato così all'improvviso, noi non vi aspettavamo. Oh, scusa tanto, allora me ne rivado, Forse è meglio, eh? Ah. No, dico, ve ne andate. E perché? Ormai che ci siete, Ma cosa vuol dire ci siete, ve ne andate? Vabbè, un'altra volta manderò un telegramma quando arrivo, Magari una cartolina, un espresso, un cablo. Ma arrivare così, un'eccellenza che arriva così, Mannaggia. Ah. Date a me. Bravo, Vincenzo. È così che voglio trovare la casa quando ritorno, calda, accogliente, piena di fiori, senza quelle fodere bianche dappertutto. Sì, ci abbiamo pensato. Bene, bene, bene. Sono stanco, Vincenzo, proprio stanco. Volete mettervi a sedere, eccellenza? Ma non sono mica venuto da Londra a piedi per mettermi a sedere. Ma no, sono stanco di girare il mondo, di far della notte il giorno, di far baldoria con gli amici. Oramai non sono più un ragazzo. Si vede, eccellenza, Cosa si vede? No, dicevo, si vede che siete stanco. Voi viaggiate troppo, eccellenza, non la volete smettere. Appunto, sento proprio il bisogno di riposarmi. Volete andare a letto? No. Sì. Ma, Vincenzo, niente niente, ti sei rimbambito? Sì, eccellenza. No, 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 non mi sono rimbambito, eccellenza. Ma non lo so io. A letto ci andrò stanotte, no? Stanotte? Sì. Ah, non adesso. E cosa andate a fare a letto? A dormire, no? Dica, adesso. Adesso no. Ma no, adesso. Stanotte. E se no cosa andate a fare adesso? Riposarmi significa cambiar vita, godermi il silenzio, la tranquillità della mia casa. Mannaggia. Porto. Ma Vincenzo, devi andare in qualche posto. No, eccellenza. E voi dovete andare in qualche posto. Io? Ma che confidenze sono queste? Eccellenza, io non sto bene. Mi dispiace. E allora stavo pensando, dico, ma guarda, quello viene adesso e vuole andare in camera da letto, proprio adesso che la camera da letto non è pronta ancora. Ecco perché facevo, mannaggia. E te la prendi per questo? Sì, ma c'è Rosalia, no? La mette in ordine in due minuti. Ah, c'è Rosalia, Perché non c'è più? Sì, c'è. Come lo c'è? E chi me la toglie dai piedi a quella? C'è sempre. Beh, allora ci pensa lei. Sì, eccellenza. Ma... c'è. Lo porto in camera vostra, questo? Sì, in camera. Tutto, anche il palettò. Perché hai detto che la camera non era in ordine? Ma non è in ordine, eccellenza. Guardate, a letto c'è un cuscino solo. Beh? E voi dormite con due cuscini. Va bene, se ne aggiunge un altro, no? Si fa aggiungere. Perciò dicevo, se ne aggiunge un altro, chiamiamo Rosalia. Allora cosa ci sta a fare Rosalia? Ma sì, chi vuoi? Non vi pare? Ma Vincenzo, che c'è? Eccellenza, io vi devo dire una cosa. Oh, ecco, bravo, dimmi, dimmi. E è successo che mentre Dimmi. Ma se voi continuate con questo tono, eccellenza, io non dico più niente. Tu mi dici che mi devi dire, io ti dico dimmi, dimmi e tu non dici niente. Sì, ma voi mi dite continuamente, dimmi, dimmi. Io mi imbriaco e non dico più niente, perdonate, eccellenza. Pronto? Alfonso. Ah, sei tu, Francesca. Che gioia sentire la tua voce. Ma come hai fatto a sapere che ero ritornato? Stavo coltivando la mia noia in giardino quando ti ho intravisto nel taxi. Ah, ma allora i tuoi occhi non sono soltanto belli, sono anche lungimiranti. Direi di sì. Hai sentito la mia mancanza? Eh? Hai sentito la mia mancanza? Ah, sì, sì. Parla più un po' del tuo viaggio. Sei stato a San Vincenzo? No, ho fatto la solita puntatina a Monte Carlo. Poi sono passato a Nizza. Sì, sì, a Parigi della Cour mi hanno trattenuto più del previsto. Infatti ho saputo che vi eravate visti. Sì, sì, poi il solito mesetto a Londra. Ed eccomi qua. Sono contenta che ci sia tornato. Ci vediamo presto. Presto, presto, Francesca. Presto.
E quando mi verrai a trovare, vecchio Anfangate? Ah, ti giuro che non vedo l'ora di riabbracciarti. A bientôt, a bientôt. Vincenzo, che significa tutto questo? Eccellenza, è stato un momento di debolezza. Ah, bravo, Vincenzo, è un amante, una doppia vita, eh? Sì, eccellenza. No, e come fate a pensare una cosa simile? Io voglio bene a Rosalie, voi sapete quanto. E allora? Ebbene, vi confesserò tutto, oh, eccellenza. Oh, avanti, sentiamo. Io non volevo, eccellenza. Non volevo. Vi dovete credere. Voi sapete con quanta stima e quanta devozione io sto nella vostra casa. Ma sono stato preso in un giro che a un certo momento... Loro dicevano, ma va bene, vedrai, non succede niente. Mi hanno costretto e ho ceduto, eccellenza. E quante volte, figliolo? Una sola volta, eccellenza. Ma dai, dai, alzati, alzati, non sono mica un prete. Vincenzo, guardiamoci negli occhi. Non tengo il coraggio. Guardami negli occhi, da uomo a uomo. Che cos'è questo pasticcio? Ma mi meraviglio di voi. Voi siete un uomo di mondo, un uomo di vita. Questo non è un pasticcio. Questo è un reggicalze. Ma non... Vincenzo, cosa è successo? Non arrabbiatevi, eccellenza. Vi dirò tutto. No, è arrivato. È arrivato il lungo. Il principe. Buongiorno. Buongiorno. Vogliamo andare? Andiamo. Bravo. Ma che vuoi? L'hai visto che hai fatto? O te la pigli così? È colpa mia, no, caro. E che devo fare? Non fai che combinare. Te l'ho detto, non hai capito che non fanno segni, è arrivato il lungo. E con questo? Vabbè, sì, caro, guai. Ma va bene, deve perdere tutto il tempo. Ma devi dare retta a me, non è possibile invece. Gigliola. Vicina mia. Vieni. Vieni tra le braccia del tuo papà. Vieni. Abbiamo sentito molto la tua mancanza questa volta. Non ci aspettavi così presto, vero? Io? Signoletta! Ah, cara! Vedi la mamma. Come sono contenta di rivederti. Ti trovo bene, sei splendida, figliola mia. Ah, cara... Cara, come stai bene? Dove sei stata a fare una passeggiata con i tuoi amici, Sono felice di conoscerti, Angela. Anch'io, principe. Chiamami Alfonso, i principi non usano più. Grazie, don Alfonso. Lieto di averti mio ospite, Luis. Piacere di conoscervi. Ah, questa è Clarita. Piacere. Angela, sei stata così gentile con la mia figliola a Barcellona. Gigliola mi ha raccontato tutto. Luis. Felicissimo. Angela ha saputo scegliere... Lei è il fidanzato ideale. Che splendida coppia. Siete fatti l'uno per l'altra. Alfonso? Sì? Fai tu gli onori di casa. Io è tanto tempo che non vedo Gigliola e una mamma deve sapere quello che passa nella testolina della figlia. Vogliate scusarci? Scommetto che Gigliola non vi ha mostrato ancora la sala d'armi. No. No. Prego, vi faccio strada. Dovete sapere che quello è il mio regno. Su, entra. Donna Francesca, io... Tu? Non so come ringraziarla, ecco. Ma siamo donne, no? Ho avuto una paura quando ho visto il principe. Oh, don Alfonso, un caro vecchio ragazzo. Siedi. Grazie. Allora, lo ami, vero? Rispondi. Sì, ma... Oh, in amore non ci sono, ma... Voglio molto bene ad Angela. E che cosa importa? È la mia migliore amica. Sono sempre state le mie migliori amiche a togliermi i fidanzati. E ne ho avuti, sai. Lui, piuttosto, è ancora innamorato di lei? No. Bene. Ti ha mai fatto capire niente, lui? Bene. E tu? Male. Malissimo. Questa sera, quando tornerà alla carica, gli butterai le braccia al collo.
Ma come posso? Ahi, ma non mi piacciono, non esistono. Ma esistono le mie bugie. Lui è ricco, nobile. Che sciocchezze. Sono sempre stati i nobili e i ricchi a sposare le ragazze povere senza blasone. Forse per questo io sono rimasta zitella. Ah, lascia fare a me. Pensiamo piuttosto a stasera. Che cosa c'è stasera? Io e Don Alfonso abbiamo deciso di dare una festa. Ormai queste mura cominciano ad ammuffire. Vogliamo ridargli un po' di vita. E se non approfittiamo della vostra gioventù, saranno contenti anche i tuoi amici. Sì, ma... Come stiamo vestiti? Vieni, voglio fare di te la ragazza più elegante di tutta Napoli. Vedrai, vedrai come starai bene. C'è sempre stata nella mia famiglia la tradizione di giocare con le armi. Da 400 anni a questa parte, appena scoppiava una guerra, noi ci buttavamo nel mezzo. E le abbiamo fatte tutte, ah sì sì. Anche l'ultima l'ho fatta io, quella di Grecia. Come ufficiale, naturalmente. E invece, in tempo di pace, mi diletto a tirare di spada. Sì, anch'io sono un appassionato di scherma. Ah, benissimo, allora tiriamo due colpi. Ecco, veramente non vorrei... Ah, no. Non ti fare scrupoli per la mia età. Guarda che io sono uno spadaccino imbattibile. Ho vinto un'infinità di coppe. Su, Luis, fatti onore. Io però scommetto per Don Alfonso. Ah, brava, Angela, hai scelto bene. A te, tieni. Grazie. In posizione. Non aver paura, Saluto. In guardia, su. Non aver paura. Hop, hop. Su, su. Hop, hop. Hop, hop. Scusi, Abbiamo perso, Angela. Di là c'è la sala delle coppe, che ho vinto, appunto, tirando di spada. Venite, venite. Il piacere di tornare a Napoli dopo un viaggio è sempre enorme. Rivedere gli amici, tutto un mondo proprio. Questo è per te. Grazie, Don Alfonso. E questo è per noi. Questo è un vino delle nostre terre. Oh. Pensate che alla mia età. Perbacco, è molto vecchio. Chi, il vino? Il vino, certo. Ah, non io. Che dice? Ciao, Alfonso. Ah, grazie di essere venuto, Fofò. Ho saputo un sacco di novità. Sì. Voi mi scusate, Vieni. Prego. Francesca ti ha detto? Tutto. Ma sai che sei un bel tipo. Avevi una figlia e non lo dicevi. Cosa vuoi? A volte nella vita capita di... Luis. Sì? Ti devo parlare. Anch'io. Cerchiamo un luogo più tranquillo. Buonasera, Francesca. Marchesa. Ah, mia cara. Ciao. Oh, Fofò, che piacere rivederti. È incantevole, buonasera. Hai visto? Che bella figliuola che abbiamo. Per forza, con un padre come me... Andiamo. Andiamo. Luis, ma dove vanno i nostri amici spagnoli? Ti prego, scusa un momento. Signorina Angela, posso avere il privilegio di questo ballo? Donna Francesca, posso esprimerle tutta la mia ammirazione? Grazie. Figliola, mi concedi questo ballo? Perché non ballate invece voi due? Io ho tante cose da dire al mio amico Fofò. Volentieri. Gigliola, sei un sogno. Ho molto caldo qui. Andiamo in giardino. Perdimmo la pace a suono, non ci dicimmo mai perché. Voc che cavasse non ne vonno, non so sti voc che hai ne. Pure te chiamme non risponde, e fatti spietta a me. Cuore,
campa un respiro. Parlerò ad Angela questa sera stessa. E lei capirà, ne sono certo. Ho già capito tutto. Luis, per fortuna ci siamo accorti in tempo del grosso errore che avremmo commesso se ci fossimo sposati. Meglio così, non ti pare? Con Gigliola sarai felice. Auguri. Posso dirti ora che ti amo. Anch'io ti amo. Gianni, Gianni. Angela, ha bisogno di me? Sì. Ho proprio bisogno di te. Io voglio che tu ti laurei. Presto. E perché? Verresti a lavorare in Spagna? Se me lo chiedesse lei, sì. Angela! Clarita, ma dove vai? Verso l'incantesimo di questa notte meravigliosa. Così vestita. Certo, de negro come la noce. Angela, questa è la mia notte napoletana. Vai allora e divertiti. Hai ragione, è una notte magica. Zitta, sono io. Gennaro, Gennaro, che paura mi hai fatto prendere. Ti prego, senti come mi batte il corazon. Sì, ma adesso calmati, bucchelle zucchera. Tanto sei fra le braccia di Gennarino, il tuo dio dell'amore. Sì. Gennaro, Gennaro, ma, amore mio. Ma è la roba, dove l'hai messa? Non ho potuto portarla, Gennaro, con tutta quella gente che c'era. E che vuoi scappare così senza manca una camisella da notte? Davvero, tu mi vuoi rapire, ma certo, Gennaro. Clarì, almeno fino a dimani. Approfittiamo della notte buio, animo mio. No, no, Gennaro, no, no. Ho troppa paura, una paura terribile, ascolta. Ascolta, mio corazon, Gennaro. Sì, vabbè, ho capito. Io non voglio forzare nessuno, bocchile zucchero. Se tu non hai coraggio per fare un passo simile, ho pazienza. Certo che ce l'ho il coraggio. Ho tanto coraggio per centinaia di passi come questo. Andiamo, Gennaro. Sì. Andiamo. Sì, andiamo. 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 Un momento. Andiamo. 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 Parliamo prima. Vamos. Quanto sei focosa. Oh. Aspetta, un momento. Aspettami qui. Vado a parlare con tuo padre. No. Gigliola, lascia fare a me. Sorridi, su. E sta tranquilla. Thank you.
Certo che è un bel matto. No, ha buon cuore. Per l'amore. A una certa età si ritorna romantici. Ti vuole scusare un momentino, eh? Scappare. Anche tu, Popò, scusami. La maternità ha i suoi doveri. Beh, che ti succede? Lui, sei andato a chiedere la mia mano al principe. E allora, di che cosa hai paura? Vieni. Ma temi che gli dica di no? Sì. No, ma è a mio padre che la deve chiedere. Ma è meglio. Chiedendola due volte sarà doppiamente compromesso, non potrà più tirarsi indietro. Oddio. Ma stai tranquilla, andrà tutto benissimo. Ma quando saprà chi sono? Lui sarà felice lo stesso. Anzi, è meglio che lo sappia subito. Tu va alla tua casetta, eh? Io farò in modo di mandartelo. Grazie. Ma io personalmente non ho nulla in contrario, caro Luis, a questo matrimonio. Anzi, Gigliola è un tesoro di ragazze e tu sei quel signore che sei. Però, vedi, Luis, è giusto che tu... Caro! Luis, caro! Gigliola mi ha detto di voi due. Sono tanto contenta, avete la mia benedizione. Grazie. Mi stava dicendo qualcosa? Sì, Luis, io... Gli stavi dicendo qualcosa, Alfonso? Io? Auguri, auguri ai figli maschi. Ecco, così avete anche la sua benedizione. Grazie. Ecco, ora vai, Gigliola ti sta aspettando la casetta, tante cose da dirti. Grazie, io non trovo parole per esprimere... Mamma. Papà. E così? Abbiamo trovato anche un altro figlio. Già. Bene, adesso andiamo, Francesca, ci sono gli invitati che aspettano. Sono felice, mamma. Ma come la prenderà Don Luis quando saprà chi sei figlia? Oh, mamma. Ma come la deve prendere, Rosalie? Noi siamo senza danaro, ma siamo gente per bene, gente onesta. Ora dire che se vuole bene a lei, vorrà bene pure a noi. E se no, significa che ci siamo sbagliati tutti quanti. E lui, andate di là, presto. Cosa andiamo a fare di là? Appena gli avrò spiegato tutto, vi chiamerò. Che fai qui, Gigliola? Mi ama, Gianni, vuole sposarmi, sono felice. E Angela? Sa tutto. Oh, bella la mia Giglioletta. Dammi un bacio. Stasera mi sento proprio in paradiso. Anch'io, Gianni. Solo che ancora non mi sembra vero. Dimmi, non è che sto sognando? Oh, vai di là. Luis potrebbe arrivare da un momento all'altro. Dov'è Gigliola? È là dentro, tra le braccia del suo autista. Adesso non posso dirti di più perché ho fretta, ma poi ti spiegherò tutto. Parola? Parola. Deve essere Luis, presto. Gianni. Come ti sei permesso? Angela. Non ti bastava, Luis. Anche Gianni ora. Ma... Gianni è mio fratello. Cosa? Tuo fratello? Siamo i figli del giardiniere. Perdonami, Angela. Non ho avuto il coraggio di dirtelo prima. Oh, Gianni! Angela! Ma Luis? Luis è andato via. Come? Sì, ti ha visto abbracciata con Gianni. Su, raggiungiamolo. Lui è impetuoso come tutti gli spagnoli. Rosalie, ma questi non parlano più. Forse si staranno dando un bacetto. Ah, allora devo intervenire, non ti pare? Tutto questo. Non ricordi che l'abbiamo fatto pure noi? E che significa? Noi lo facemmo a casa tua. Questi lo stanno facendo sotto il mio tetto. Oh, sei geloso di tua figlia. Vabbè. Aspettiamo.
Che ne potevo sapere io? Gli ho chiesto se aveva chiarito tutto con Gigliola e mi ha risposto sì, oramai tutto è chiaro. E dov'è adesso? È partito, mi ha chiesto la macchina per fare un salto a Barcellona. In macchina? Ma no, 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 col volo della notte. Anzi, devi andare all'aeroporto a ritirare l'auto. Non piangere. In un quarto d'ora Gianni va a Capodichino e ritorna con il tuo Luis. Prendi la mia macchina, le chiavi sono attaccate. Grazie, donna Francesca. Andiamo. Vai anche tu, che cosa aspetti? Su. Grazie. Mi spieghi che è successo? La figlia del giardiniere non gli è andata più bene? No, l'ha sorpresa tra le braccia del suo autista ed è scappato. Ce la faranno? Io credo di sì. Dicono che ci sia un dio per gli innamorati. Un dio che tu non conosci. Ho capito, tu vorresti che io mi convertissi. No, io vorrei che mettessi la testa a posto. Anch'io? Che vuoi? C'è ancora posto sul volo per Barcellona? Credo di sì, ma devo affrettare. Grazie. C'è Luis Rodriguez nella lista di passeggeri? Mi dispiace, signorina, non sono informato. Sa almeno se c'è un aereo in partenza per Barcellona? Sì, parte adesso. È in partenza il volo 735 per Milano, Barcellona, Madrid. No, 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 alto, dove andate? Vorremmo... Dobbiamo chiamare una persona che è sull'aereo per Barcellona. È importante, sì. Mi dispiace, signore, davvero non si può. L'altoparlante, dov'è l'ufficio trasmissione? Al primo piano. La prego. Attention, s'il vous plaît. All'Italia annonce. Venti particolarmente forti oltre i 2000 metri. Che chi l'ha fatta entrare? Devo parlare con un passeggero che è sull'aereo per Barcellona prima che parta. Non è possibile. La prego, si tratta della mia vita, della nostra felicità. Signore, la cintura, prego. Sì, grazie. Attenzione, attenzione. Il passeggero Luis Rodriguez stia in ascolto. Questo è un annuncio importante per lui. Parli? Su, parli. Su. Nel cielo passano le nuvole che vanno verso il mare. Sembrano fazzoletti bianchi che salutano il nostro amore. Dio, come ti amo, non è possibile avere